Elisa, la prima edizione di Atleta dell'Anno è stata vinta 40 anni fa da tua madre, quindi sicuramente un ottimo riconoscimento, ma anche una grande responsabilità e soddisfazione. Sì, è stato un premio che comunque si è prolungato nel tempo a Ornavasso, perché comunque lo sport è sempre molto sentito, e sono orgogliosa di aver preso anche l'ultimo premio dopo 40 anni di attività. Ringrazio gli alpini e il comune di Ornavasso per questa onorificenza. Un'iniziativa molto sentita da tutta la comunità di Ornavasso, ma quanto è importante per te il calore della tua città? Per me è molto importante perché, come ho detto prima, noi atleti spesso viviamo un pochino al di fuori da tutto e da tutti, e essere riconosciuti dalla propria comunità e sentirsi parte comunque di un paese è sempre molto bello, e quindi ancora una volta tante grazie a Ornavasso. Sicuramente tanta la soddisfazione anche per gli ultimi due bronzi nelle Olimpiadi, ma uno sguardo al futuro, quali i prossimi progetti? Ma adesso sarò in partenza per la Spagna, per la Vuelta, e poi dopo avrò i mondiali in Australia, a Wollongong, e proverò a fare del mio meglio con la maglia della nazionale.